Luigiana Gregoriaro del Team Gauss ci dice un bilancio della squadra, la Capusta è andata bene, l'Antoscina sta crescendo, cosa ne pensi a fine giro? Soddisfatissima, all'inizio è stato oltre ogni pronostico, abbiamo avuto una grande scondolata, che è un'atleta che su cui possiamo lavorare anche per i prossimi mesi, i prossimi anni spero, quindi è stata una sorpresa benvenuta. La Capusca sapevo che andava, si stava preparando per il giro, però è prettamente scalatrice, però ha reso onore a questo giro credo anche per noi, cioè, si è fatta valere. L'Antoscina sapevo che nel finale sarebbe venuta fuori perché ha delle doti di recupero notevoli, non è che la scopro io, e quindi per la nostra squadra, che è una squadra, un'equipe piccolina rispetto alle grandi, noi possiamo andare a casa con un ottimo bottino. Penso che i miei sponsor, Gausser, di Dormo, Unico 1, le mie atlete, tutto il mio staff, il mio presidente e i nostri tifosi, che ce ne sono tanti, siano soddisfatti quanto me. Mi hai parlato della scandolare che mi ero dimenticato, veniva da un'annata difficile al Vaiano, come avete lavorato per recuperarla, immagino mentalmente soprattutto? Sì, Valentina è una persona molto istintiva e ovviamente la persona è persona, l'atleta è atleta, bisogna saper distinguere le due cose e nel momento in cui gli insegna a distinguere le due cose riesce a gestirla, quindi le critiche, gli insegnamenti che si sono stati dati non sono stati dati alla persona ma bensì all'atleta, quindi suddividendo queste due cose qua, facendogli capire che, che non si devono mescolare, è riuscita a crescere qualche cosina per prendere fiducia nei suoi mezzi, che in questo momento sono ancora tutti da scoprire, però credo che è un atleta con cui ci si può divertire perché è istintiva, fa gara, è un po' pazza, non segue, per fortuna non ci sono radioline, avrebbe vinto magari se gli avrebbe qualcosina in più perché parte e fa, però è un atleta sicuramente che in Italia mancava. Lei, alla luce di quello che ha fatto la Voss, che ovviamente è un fenomeno sopra tutte, la scandolare alla lunga potrebbe venire fuori anche nelle corse a tappe? Ma forse sai, la Voss ha sempre vinto tantissimo fino a giovane, quindi come un po' la scandolare adesso, però è un paragone tanto difficile da fare, credo che intanto dovrebbe cominciare a vincere e dopo vediamo dove potrebbe arrivare. Io credo che la scandolare in questo momento sia all'inizio, è proprio il giro, l'aveva preparato e abbastanza bene, era una questione solo di fiducia, iniettata la fiducia adesso sta a lei, quindi da qui in poi si potrà capire dove può arrivare, perché effettivamente non ha vinto niente, ha fatto sì, però non ha vinto niente, quindi bisogna sempre ricordarglielo, perché sennò mette le ali e si accontenta così, invece va. Grazie e complimenti per la prestazione di squadra. Grazie a te, ciao.